Hey YouTubers, oggi parliamo di Ayurveda, di cosmetica ayurvedica e di medicina ayurvedica. Come già sapete, se seguite questo canale, io sono una fan dell'Ayurveda, che è la medicina tradizionale indiana che ha oltre 2000 anni di storia. Recentemente ho fatto un'esperienza molto interessante, cioè una visita e un check-up ayurvedico gratuito presso l'erboristeria Pulsatilla in via dei Macelli di Sozziglia a Genova. Ho avuto una breve ma molto significativa consulenza con una naturopata specializzata in Ayurveda che si chiama Ilaria. Ilaria mi ha dato dei consigli di igiene di vita quotidiana davvero semplici ma efficaci da seguire. E poi mi ha suggerito degli integratori. Per sapere quali sono i suoi consigli e questi integratori, leggete il mio post. Gli integratori che Ilaria mi ha suggerito e che sono in vendita presso questa erboristeria, io li conoscevo già, perché sono di una ditta che si chiama Marishi Ayurveda, che io utilizzo già da anni. In questo video vi faccio vedere i prodotti di questa ditta che ho utilizzato e che mi sono stati davvero utili. Questo è il bagno crema corpo capelli. È un bagno crema molto delicato dal profumo speziato e avvolgente, morbidissimo, piacevole. Si cosparge il corpo e i capelli umidi, bagnati nella doccia, nella vasca con questo bagno crema, si massaggiano, si lascia in posa per 5 minuti, dopodiché si sciacqua. La pelle resta morbida, setosa, pulita, luminosa. I capelli sono morbidi al tatto e perfettamente puliti. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Io non ho nessun collegamento commerciale con questa ditta, ma è un prodotto che ricomprerò. Questo è l'olio per massaggio Vata. Come uso quest'olio da massaggio? Lo metto in dose abbondante su tutto il corpo e insisto soprattutto su tempie, mascella, orecchie, lobi e anche pianta dei piedi. Poi mi metto un asciugamano e sto 10-15 minuti in bagno con quest'olio rilassandomi oppure allungando i muscoli, guardando un video che mi piace o leggendo un articolo che mi interessa. E poi mi lavo sciacquando via con un detergente delicato l'olio nella vasca o nella doccia. In questo modo parte dell'olio è assorbita e quindi facilita le funzioni fisiologiche della pelle e la rende morbida e idratata. E l'altra parte dell'olio, quella con le tossine, verrà appunto lavata via. Secondo me quest'olio è perfetto in primavera, tutte le mattine o tutte le sere, per fare una pulizia più accurata del corpo. È indicato per pacificare e pulire. E qui ci sono le tisane Vata, Kapha e Pitta. Pitta rinfrescante per l'estate, Vata è una tisana pacificante per la sera e per la primavera e Kapha è una tisana energizzante, speziata, perfetta per dare il via alla giornata. Queste sono le creme per il viso che ho provato, la crema Vata, la crema Pitta e la crema anti-age per il viso. Tutte contengono acqua di montagna e preparati di erbe ayurvediche. Mi sono piaciute molto, le ho trovate delicate, emollienti, con un profumo che mi piace molto, danno nutrimento e rendono la pelle molto elastica. Contengono molti ingredienti d'agricoltura biologica e hanno la certificazione ICEA. Poi ho provato due integratori, Casnimap, uno sciroppo per la tosse, e Laringomap, delle pastiglie, delle caramelle, sempre per la tosse e il mal di gola, che fanno fluidificare il catarro. Entrambe queste preparazioni contengono zucchero. Mi sono state molto utili per sbarazzarmi di una tosse che avevo preso in inverno. Ho trovato queste preparazioni molto bilanciate e davvero efficaci. Il gusto delle caramelle è piacevole e anche lo sciroppo mi è piaciuto molto. La Laringomap contiene liquirizia e chiodi di garofano. Casnimap contiene terminalia bellerica, liquirizia e vite. Un cucchiaio da minestra per gli adulti e un cucchiaino per i bambini. Entrambi questi integratori si possono prendere anche all'inizio dell'inverno in forma preventiva. Infine, dulcis in fundo, i miei due prodotti preferiti. Aromap e Nasimap.
Nasimap fa parte della routine di igiene di vita quotidiana ayurvedica del mattino, soprattutto del mattino e anche della sera. Dopo aver pulito il naso con una soluzione fisiologica, al mattino si prende una goccia di Nasimap per questa narice e una goccia per l'altra narice. Questo olio ha una funzione protettiva per le mucose nasali e antibatterica, impedisce praticamente ai patogeni di entrare. L'ho trovato davvero efficace sia per me che per il bambino. Questo entra sicuramente nella mia routine di igiene di vita quotidiana al mattino. Se siete dei motociclisti e dovete affrontare il traffico e l'inquinamento, Nasimap vi sarà davvero utile perché impedirà a parte dell'inquinamento di entrare nel naso. E poi c'è Aromap. Di questo ne ho usata qualche goccia nel diffusore per oli essenziali, per creare un'atmosfera esotica, particolare e poi per purificare l'aria. Aromap è balsamico e quindi favorisce il benessere delle vie respiratorie. Poi l'ho usato anche in diluizione in olio di sesamo per fare dei massaggi contro i dolori muscolari e devo dire che ne ho sentito beneficio. Per smaltire l'acido lattico e ritrovare un po' di benessere per le gambe, per i muscoli doloranti, Aromap ha funzionato bene. E questo è tutto per quanto riguarda i prodotti che vi volevo fare vedere in video di Maharishi Ayurveda, distribuita da MAP Italia. Se volete saperne di più, ho condiviso su Olisticario il mio blog, i consigli che mi ha dato Ilaria, la naturopata specializzata in medicina ayurvedica. Leggeteli, fatemi sapere se vi sono stati utili e se volete provare i prodotti ayurvedici Maharishi, le ragazze dell'erboristeria Pulsatilla di Via dei Macelli di Sozziglia sono davvero gentili e preparate. Sono contenta di aver conosciuto questa realtà e di poterla condividere con voi sul mio canale YouTube e sul blog, perché credo davvero che siano una miniera di informazioni preziose e di prodotti o integratori che potrebbero essere davvero utili per aumentare il vostro benessere in modo olistico. Ci vediamo al prossimo video, grazie, ciao!